Avanti, avanti! È permesso? Accomodatevi, prego. Voi dovete essere Carmela, la donna della lavanderia, quella che ha trovato i soldi che avevo dimenticato nei pantaloni e li ha restituiti. Io sogno. Ma lo sapete quanti soldi erano? Sì, me lo dissero. C'è qualche problema? No, 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 era solo per dirvi che un altro al posto vostro se li sarebbe tenuti. Ma forse avrei fatto così anch'io. Ad essere sincera, anch'io. Ma non per disonestà, eh. Per bisogno. Vi capisco, sapete. No, perché anche io, quando sono partito... Perché voi siete stato emigrante? Sì, io vivo in America da 25 anni. Adesso sono tornato in Italia per seppellire mia moglie vicino a sua madre. Su in Alta Italia, vicino a Como, noi veniamo da lì. Tenete, per la vostra onestà. No, no, vi prego, no, non mi offendete. Stanno per servire la cena. Siete in ritardo. Un uomo solo non è mai in ritardo. Ecco, questo è l'unico vantaggio della solitudine. Vi accompagno alla porta. Ma questo è... Non l'avevo mai visto. È un grammofono. Mi piace? È bello. È una musichetta. Arrivederci.